pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Hanno finito di mangiare di là? Sì, direi che abbiamo... Come? E se no, come diceva Totò, a proposito di politica, ci sarebbe qualcosa a mangiare. Ragazzi, proviamo a mettere a sedere, raga, in prima fila qua, dai, che accomodatevi. Capisco che è sempre complicato ricominciare, anche perché è difficile immaginare una manifestazione politica che va avanti di fatto da ormai ore e ore, perché è da ieri che abbiamo cominciato, è da ieri che abbiamo iniziato con tutto il tema del PDE, poi l'inizio ufficiale della Leopolda, poi stamattina i tavoli, poi una bellissima serie di panel, quindi immagino anche la stanchezza e il bisogno di fumarsi un cicchino per chi fuma, di andare a mangiare, di prendere un caffè. L'unica cosa che vi chiedo è: chi può si metta a sedere? Grande Big Luciano. Big Luciano è sostanzialmente l'uomo che tutte le volte mi fa da partner. Praticamente lui è Amadeus e io Fiorello, viceversa. Accomodiamoci per piacere. Accomodatevi. Allora, via, a sedere ragazzi. Qui questa storia che vi occupate i posti non va bene però, perché sennò No, bisogna lasciare poi i posti liberi, sennò poi per domani. Bravi, accomodatevi. Buoni, giù, a sedere, ferma lì. Allora, siamo pronti? Siete tutti pronti? Possiamo iniziare, ragazzi? Bene. Ripartiamo da un... Che è successo? Da un tema... No, prima di tutto voglio fare la prova. Quanti di voi, sono diversi da quelli stamattina, non hanno ancora fatto l'accesso al canale WhatsApp? Fatto, quanti non hanno fatto? Chi non ha fatto l'accesso al canale WhatsApp, per piacere lo faccia. Perché? Perché attraverso il canale WhatsApp noi riusciremo a sistemare, a fare un lunghissimo e importantissimo lavoro in campagna elettorale, e riusciremo anche a vincere con il tam tam le difficoltà di comunicazione che spesso abbiamo. Vi prego ragazzi, chi può, laggiù c'è ancora posto, laggiù in fondo verso Porta Prato c'è posto, quindi va bene, chi può si accomodi. Allora, ripartiamo da un tema complicatissimo, perché oggi parleremo in un paio di momenti di giustizia. A proposito, il ministro Nordio ci ha fatto sapere che non verrà. Perché? Perché ho l'impressione che la Leopolda continui a far paura anche a quelli che dicono di non aver paura di nulla. E non mi riferisco a Carlo Nordio, che stamattina alle 10.02 ci ha detto vengo. È un gentiluomo, non è certo uno che cambia idee. Aspetta, buona, ora c'era una che non era proprio contentissima di Nordio, vabbè. Invece, siccome il ministro Nordio non verrà, vedremo se la proposta che il ministro Nordio ha avanzato della commissione di inchiesta parlamentare sul dossieraggio verrà portata avanti, perché io ho l'impressione che i Fratelli d'Italia non condividano la proposta di Nordio, ed è il motivo per cui a Nordio hanno detto: ma che ci vai a fare alla Leopolda dopo aver lanciato la proposta della commissione d'inchiesta parlamentare? Lo scopriremo solo vivendo. Adesso partiamo da temi legati alla giustizia di grandissimo impatto, perché parliamo di alcune storie di giustizia o di giustizia negata che vi lasceranno tecnicamente con i brividi. Per introdurre queste persone, io vorrei che il popolo della Leopolda accogliesse con un grande applauso l'onorevole Bobo Giachetti. Ciao Leopolda. Grande Bobo,
Abbracciatelo oggi, perché domani sera uscirà da Firenze sconfitto con la Roma. Vabbè, ci sono dei gesti che parlano da solo, anche se, da soli, anche se non vengono esplicitati. Siccome ne hai visto ripetutamente farne, è come se quel giorno, diciamo, si ripete. Okay? Vai Bobo. Guardate, la giustizia è una cosa che spesso noi consideriamo molto lontana da noi, la guardiamo in televisione e soprattutto quando ci sono cose brutte o anche belle, riteniamo che in qualche modo ci riguardino solo come spettatori, perché mai ci potrebbe accadere qualcosa del genere per il motto che dicono quelli bravi: paura non fare, no, male non fare, paura non avere. Ecco, diciamo, la prima storia che oggi affronteremo è la dimostrazione plastica che ti devi cagare sotto anche se non hai fatto niente. E non sto scherzando, sto parlando, queste storie che mettiamo insieme potrebbero essere storie di lacrime e sangue, perché stiamo parlando della vita delle persone, della vita delle persone distrutta in alcuni casi da una giustizia che non si può chiamare giustizia, e però abbiamo voluto mettere dall'altra parte anche quello che la giustizia può invece creare di buono, di positivo, partendo da situazioni drammatiche. Allora, la prima persona che... Io non so, Matteo, devo fare tutto io qui, non capisco... Cioè, perché è tutto a gratis, vorrei che fosse questo, non è che c'ho un cachet, c'ho qualcosa, è tutto assolutamente a gratis. Ah, ecco, mi dice che mi si paga per questo, benissimo. Io vorrei chiedere a Giuseppe Gullotta di venire qui sul palco. Allora, questo ragazzo si è fatto 32 anni di... No, no, 32 anni di tormento giudiziario. Dentro questi 32 anni di tormento giudiziario ci sono stati 22 anni di carcere, 22 anni di carcere per una condanna del 1985, se non sbaglio, all'ergastolo, scusate, del 1990 all'ergastolo. Adesso ovviamente lui ci racconterà rapidamente, ma per quanto è possibile, diciamo, rapidamente raccontare una storia del genere. E nel 2013 o 2012, nel 2012 arriva finalmente la revisione della sentenza, viene assolto completamente e viene riconsegnato alla società. 22 anni di carcere, sapendo di essere innocenti, combattendo giorno per giorno contro la vita che ti si spenge dentro. Provate a immaginare, io lo dico sempre questo, provate a chiudere gli occhi e pensare a quello che avete fatto ieri o l'altro ieri. Pensate cosa vuol dire cercare di ricostruire 22 anni chiusi nel carcere a fronte di quello che tu avresti potuto fare, e che cos'è la vita che ti rimane davanti quando a più di 50 anni esci dal carcere, hai perso il lavoro, per fortuna non hai perso gli affetti e una moglie straordinaria, quella di Giuseppe Gullotta, ma hai una vita da ricostruire a partire dal fatto che devi provare a cancellare quella che ti ha distrutto per 22 anni di galera. Ecco, ve l'ho voluta inquadrare così, perché quando si parla di drammi giudiziari, di una giustizia ingiusta, la gente pensa che queste cose sono soltanto evocate. Ecco, noi abbiamo in carne ed ossa cosa significa una vita distrutta, almeno una parte di vita distrutta da una giustizia che non funziona. E io allora vorrei che Giuseppe, che ringrazio di stare qui con noi, ricostruisse la sua vicenda da come finisce in questa macchina schiacciasassi e distruggi esistenze, e come anche ne è uscito fuori. Grazie Giuseppe. Buonasera a tutti. Questa è una storia che inizia nel 1976, quando nella zona di Alcamo Marina vengo in una piccola casermetta di Alcamo, vengono trovati due carabinieri uccisi. Io, un classico, un normale ragazzo di paese, diciamo, pensavo al lavoro, lavoravo per dare aiuto alla propria famiglia, quando
15 giorni successivi a questo omicidio venne arrestato un mio conoscente, che lui sotto tortura da parte dei carabinieri viene, come dire, viene costretto a fare il mio nome e il nome di altri. La sera del 12 febbraio del 76 sempre vengo prelevato da casa mia, erano le ore 10 di sera, e vengo portato in caserma. Mi tengono lì, diciamo, qualche ora senza darmi ragione di come mai mi avessero portato in caserma, e chiedevo qualche spiegazione ma nessuno me la dava. All'improvviso, verso la mezzanotte, alcuni carabinieri entrano in quella stanza, mi afferrano con forza, mi legano a una sedia e lì si mettono a picchiare schiaffi, pugni, tirate di capelli, calci alle gambe, strizzandomi anche gli organi genitali, puntandomi una pistola a mo' di esecuzione in viso. Ma non dicevano il motivo per cui mi avessero portato lì e il motivo per cui mi trovavo lì. Continuavo a chiedere il motivo, ma non me lo dicevano. Mi dicevano solo che dovevo confessare. Ma confessare cosa se io non avevo fatto nulla? E questo tutta la notte. Non so se abbiamo presente quei classici film che fanno in televisione alle volte, come il poliziotto cattivo col poliziotto buono, no? Uno cerca di convincerti, l'altro invece picchia. Questi uscivano, andavano via qualche minuto, rientravano ribadendomi che dovevo confessare, perché altri avranno già confessato oppure avessero già confessato. Io continuavo a dire che non sapevo nulla, perché non sapevo di cosa mi avessero accusato ancora. Nelle mattinate mi accennano il motivo per cui mi trovavo lì, ed era che io sarei stato il colpevole della morte di due carabinieri commessa dal Camomarina. E io continuavo a dire che non sapevo nulla, non so nulla, ma quella parola non so nulla non doveva nemmeno essere detta, e picchiavano. La mattina mi sento male, naturalmente, dopo una notte passata in quel modo, svengo. Al momento che io rinvengo, perché c'era un dottore che mi ha strofinato in viso dell'alcol per farmi rinvenire, al momento che io rinvengo non mi viene di dire altro queste parole: ditemi ciò che volete che io vi dica, che vi dico. Significa che a quel punto lì ho dovuto con forza accollarmi gli omicidi. E viene fatto un verbale di incolpazione, e lì succede un piccolo evento, come dire, alla fine questo verbale mi veniva dettato le parole dai carabinieri e io dovevo dire solo sì, e rispondevo in base al racconto, rispondevo sì, quello che dicevano loro doveva essere quello. Al momento della firma, non so come mai, cercavo di tirarmi indietro, ma anche lì ho avuto delle vessazioni, delle minacce, che se non avessi firmato quel verbale chissà cosa ancora mi avessero fatto. Insomma, finisce questo, c'è questa mia incolpazione, purtroppo, che non doveva essere, ma c'è stata. Vengo trasferito in carcere. Ecco, un evento particolare e anche da ridere, forse, se così possiamo dire, siccome un arrestato a un certo punto diventa come un pacco, e viene consegnato dai carabinieri, che sono i carabinieri, o anche dalla polizia, se sono i poliziotti. In questo caso i carabinieri, la persona viene consegnata come un pacco ai rappresentanti carcerari. Si entra in un ufficio, è l'ufficio matricola, cosiddetto ufficio matricola, accompagnato sempre da un carabiniere. L'agente, la guardia dell'altro lato del bancone, forse vede qualche segno nel mio viso e mi chiede come mai me li fossi procurati, la quale stavo per rispondere e dire come la verità era, cioè che sono stati i carabinieri, ma non mi hanno dato il tempo di dire che il carabiniere accanto a me si rivolge a questa gente e gli dice: guarda, scrivi nel registro che è scivolato su una buccia di banana in caserma. Insomma, devo dire che nel registro del carcere di San Giuliano di Trapani c'è scritto proprio in quel modo, perché poi abbiamo avuto le prove che c'era scritto. Dunque, non so se è chiaro, diciamo, il contesto è questo: la tortura che, diciamo, anni fa veniva praticata anche ai tempi del terrorismo, insomma, abbiamo avuto più di un episodio di tortura. C'è qualcuno che sostiene che
Questo io tutto quello che dico me ne assumo la responsabilità, così si tranquillizza anche chi mi sta al fianco. Qualcuno sostiene, ma non qualcuno che passa per strada, lo sostiene la Corte Costituzionale, lo sostiene la CEDU, che per esempio la formula del 41 bis sia molto prossima alla tortura, se non alla tortura all'interno delle carceri. Però diciamo, le torture e torture sono quelle che avete sentito. Dopodiché per Giuseppe comincia un travaglio dal punto di vista giudiziario di sentenze che si rincorrono una con l'altra, una sì, che cambia la cosa dell'altra. Succede che essendo stato consegnato in carcere, poi la sera vengo interrogato dal PM, dai procuratori generali e dal sostituto, il che io ribadisco subito alla domanda se confermassi o no quella dichiarazione, rispondo subito che non confermavo nulla perché è un verbale fatto tramite le torture, tramite la violenza, la costrizione, ecco. E da lì non sono più stato creduto. Allora, scusami sì. Se ti interrompo perché aiutiamo a ricostruire. Quindi stiamo parlando del 1976 in cui comincia tutta questa vicenda, la sentenza definitiva. Voi direte dopo questo travaglio giudiziario una sentenza definitiva di assoluzione perché se no la sentenza definitiva che arriva nel 1990, giusto? È sì. Condanna all'ergastolo, quindi dal 76 per 14 anni di travaglio giudiziario arriva al momento finale in cui spera di, come dire, conoscere finalmente la fine di questo incubo, invece l'incubo se possibile si raddoppia e arriva la condanna all'ergastolo. Io non posso non farti questa domanda e poi un'altra, come si vive dentro una cella 24 ore al giorno sapendo di essere innocenti e avendo la sensazione che non c'è nessuna possibilità che tu possa uscire da questa vicenda perché hai una condanna definitiva? Come si fa a vivere? Si vive male, ma si vive anche cercando di rispettare le regole. Lo Stato mi diceva che ero colpevole, io dentro di me ero innocente, allora resisti perché la mia consapevolezza della mia innocenza, che quei due carabinieri non li avevo uccisi io, mi portava a tenere duro, voglio dire. Io in carcere riuscivo a stare per conto mio, perché grazie alla situazione carceraria avevo una cella per conto mio, non avevo, c'era solo il classico saluto con tutti, per carità, con tutti ci si conosceva, poi mi hanno dato la possibilità anche di lavorare all'esterno. Però devo dire anche che in questo lasso di tempo di 20 anni di carcere ci sono stati i famosi benefici di legge, devo dire, perché scoprendo l'ordinamento penitenziario prevedeva che anche per gli ergastolani ci fossero dei benefici. Io cercavo di aggrapparmi a questo e cercavo di andare avanti. E quindi io non posso che farti una domanda con due punti interrogativi. Carabinieri e giustizia. Giuseppe Cullotta crede ancora nei carabinieri e nella giustizia? Oggi come oggi bisogna sempre credere. Credere all'istituzione, credere alla giustizia. La cosa che più. La cosa che più mi rammarica è che. Devo dire che purtroppo credo sempre alla giustizia, ma credo un po' meno purtroppo a chi la giustizia la gestisce. Cioè, non so come spiegarmi. Ti sei spiegato benissimo, guarda. Cioè, io ripeto a dire, quando c'è stata l'assoluzione nel 2012, la prima domanda mi è stata fatta a chi dedicasse questa vittoria. Naturalmente io ho risposto che l'avrei dedicata ai miei genitori che non hanno visto quest'esito della sentenza, ma nello stesso tempo ho detto che in questa situazione non ha vinto nessuno, ha perso lo Stato e ho perso io e che il risultato non è stata di vittoria ma un risultato giusto, che non doveva nemmeno partire alle prime forme di indagine, perché la prima falsità che è stata fatta in questo caso è stato l'orario scritto su un verbale, l'orario del mio arresto. È un'altra cosa che non riesco a capire tuttora, perché quando i familiari, i genitori
testimoniano a favore diventano inattendibili, quando testimoniano contrario diventano attendibili. E quest'altra situazione che non riesco a capire il perché. Quella notte sono stati sentiti i miei genitori, e perché i miei genitori hanno detto che io quella sera ero a dormire a casa, sono stati scartati, a dire tanto non sono attendibile, un genitore è normale che avrebbe detto in questo modo. Ma io credo che se un genitore vede che figlio non è a casa lo dirà ugualmente: mio figlio non è rimasto a dormire a casa. Giuseppe, dopo 22 anni si esce di galera a 50 anni, si ha ancora voglia e forza di progettare la vita? Progettare ormai, come dire, vivo alla giornata e vado avanti per quello che mi rimane. Ora c'ho ho 67 anni, 36 anni anche se con quella parentesi di libertà, ma ero sempre, come dire, sotto processo, ero sempre condizionato, perché in questi 36 anni sono stati 36 anni di non decisionalità mia personale, ma per la mia vita e quella della mia famiglia decidevano altre persone, come all'inizio i carabinieri, perché controllavano se io rimanessi in paese, perché non potevo uscire fuori dal paese. E durante la carcerazione, con i permessi, decidevano loro se darmi il permesso oppure no, se volevo andare, non so, abitando qui a Certaldo, poter venire a Firenze, dovevo chiedere il permesso per venire a Firenze. Era tutto una, cioè, un controllo della mia vita. Io iniziai e ho iniziato a controllare la mia vita, decidere io, dal 2012 in poi. Fino a quell'ora non potevo decidere. Giuseppe Gullotta va in giro nelle scuole a raccontare questa assurda vicenda, e credo che sia molto utile. Ne parlavamo oggi al tavolo, perché comunque già dalle scuole bisogna capire come vanno le cose, anche per migliorarle, e noi credo che possiamo essergli grati di essere venuto qui a raccontarci questa sua storia e fargli un grandissimo in bocca al lupo, perché dei 67 anni ce n'è ancora tanti in cui raccontarci e farci vivere delle grandi emozioni. Grazie Giuseppe. E lo racconto, devo dire, lo racconto volentieri alle scuole, perché il futuro è dei giovani, sono loro il nostro futuro, e devono cercare di, se qualcuno diventa avvocato, diventa magistrato, diventa qualsiasi attività che vuole fare, che lo faccia con dovizia di, come dire, di regolarità e tutto. Ecco, grazie a tutti. Adesso passiamo a un'altra storia. Questa è una storia raccontata anche nella sua drammaticità. C'è un'altra storia che parte da una realtà drammatica, anzi forse ancora più drammatica, per questo vi dico lacrime e sangue, e che però finisce, secondo me, io vi dico, e intanto chiedo a Giorgio Bazzega e a Oscar Alasia se salgono sul palco, io questa storia l'ho imparata grazie all'associazione Nessuno Tocchi Caino, che ha sentito, che ha svolto il suo congresso nel carcere di Opera a Milano, e io ero andato per fare il mio intervento, cosa che faccio spesso, soprattutto perché sono schiavo di questa associazione, e non sapevo che avrei trovato loro due, e quando sono uscito vi posso garantire che il contrasto tra l'emozione di vedere che cosa può accadere nella vita, partendo sicuramente da situazioni assolutamente contrapposte, forse opposte a quelle che poi si realizzano, e la bellezza anche di un rapporto che è nato tra due persone che sulla carta dovrebbero odiarsi, penso, e ho voluto dire a Matteo, che in questi due panel, quello che di brutto può fare la giustizia, questa sia la rappresentazione di quello che invece di bello può fare la giustizia. Perché? Perché la storia che stiamo raccontando, e che voglio che raccontino poi loro, è la storia, chi di noi ha i capelli bianchi, comunque c'ha una certa età, la colonna Walter Alasia se la ricorda, che era un'organizzazione terroristica, ovviamente legata alle Brigate Rosse, e che prende il nome esattamente da Walter Alasia. Walter Alasia che faceva parte delle Brigate Rosse, e che a un certo punto, dopo una perquisizione, se non sbaglio, della polizia a casa, c'era un mandato d'arresto, lui stava a casa con la famiglia e dormiva nel letto con il fratello,
entra, c'è l'irruzione della polizia appunto per prenderlo, e conflitto a fuoco e muore il maresciallo Bazzega, che è il padre di Marcello, che è qui presente, di Giorgio, che è il padre di Giorgio, e invece ovviamente Oscar è il fratello di Walter Alasi. No, mi sono confuso perché stavo pensando già alla situazione che volevo proporvi, e cioè noi abbiamo il figlio della persona che è stata ammazzata e il fratello della persona che ha ammazzato. La cosa che a me più colpito, e poi voglio che loro vi raccontino anche come si sono conosciuti, la cosa che più mi ha colpito è, leggendo alcune delle cose che ha scritto Bazzega, è che lui a un certo punto dice, in questo processo di avvicinamento, perché loro adesso anche loro vanno insieme nelle scuole a raccontare la loro esperienza, di come in un travaglio di anni si è passati dall'odio che obiettivamente c'era alla invece voglia di fare delle cose insieme per spiegare all'amicizia, non so se è chiaro, mi ha colpito quello che Bazzega diceva e scriveva, ha detto: a un certo punto io sono uscito dalla figura della vittima del terrorismo e ho iniziato a pensare e comprendere anche il contesto nelle quali accadevano determinate cose e cosa può passare nella vita di un ragazzo di 20 anni che magari si ribella, perché poi, se non sbaglio, faceva una valutazione che comunque non è che deve sfociare necessariamente il terrorismo, ma la ribellione a 20 anni è una cosa assolutamente normale. Insomma, si sono incontrati, io chiedo a loro, ovviamente qui siamo sempre con i tempi un po' stretti, però di raccontarci come è nata, come vi siete conosciuti. Lui ne ha passate di tutti i colori, perché le reazioni che ha avuto, era piccolo, era un bambino, le reazioni che ha avuto sono state reazioni anche molto pesanti, che l'hanno portato anche a deviare nella sua vita, e poi improvvisamente c'è stato l'incontro e è uscita fuori questa storia che vorrei che vi raccontasse. Vai. Allora, buonasera a tutti intanto, e vi ringrazio per l'attenzione. La mia storia inizia appunto quando papà ha perso la vita, io avevo 2 anni e mezzo. E se devo dire, io ho avuto un'infanzia bellissima, che posso sembrare pirla, però ho avuto veramente una bella infanzia. Mi ricordo la libertà che adesso nei ragazzini di adesso non vedo più, per esempio, in un periodo in cui a Milano c'era la media di 170 omicidi l'anno e 2 anni fa ce n'erano 16, per cui, e noi invece eravamo liberi, sguinzagliati di fare quello che volevamo, era bellissimo. Abitavo in un quartiere un po' vivace che era la Barona. Io, i miei problemi sono iniziati verso i 13-14 anni, perché io, è vero, ho odiato Walter, suo fratello, però ho sempre fatto fatica a vedere, non l'odio assolutamente più, e ho sempre fatto fatica però a vedere un ragazzo di 20 anni così pienamente responsabile di una cosa così grossa come un omicidio. Per me il vero responsabile era quello che gli aveva armato la mano, gli aveva insegnato a sparare, aveva fatto entrare le Brigate Rosse, che era Curcio. E intorno ai 13-14 anni, una sera cenavo, guardiamo il telegiornale con la mamma e danno la notizia appunto della scarcerazione di Renato Curcio. Io ero molto ignorante in temi di giustizia, adesso ho tutt'altre idee, e me l'ero vissuta come se lo Stato avesse tradito papà. In più vivevo un momento in cui mia mamma anche sul lavoro veniva parecchio vessata, e io è come se avessi detto: adesso basta prendere, le prendiamo solo noi. E ho iniziato a diventare aggressivo, violento, andare allo stadio per sfogare la mia aggressività, ho iniziato a avere problemi di dipendenze. Ho fatto 2 disintossicazioni, la prima è andata ovviamente male e la seconda è andata bene perché ero arrivato al limite. Io volevo farla finita prima di disintossicarmi perché non ce la facevo più. E mentre stavo prendendo il coraggio per farlo, io avevo un cane, che un bull terrier, un muscoletto. Io non so cosa ha capito, cosa ero seduto e saltato, mi ha tirato una testata sul naso, mi ha rotto il naso, mi sono ritrovato io pieno di sangue, il cane pieno di sangue. E mentre mi asciugavo il sangue in bagno mi chiedevo: ma cosa sto facendo? Ho chiesto aiuto, mi sono ridisintossicato, ma una volta disintossicato mi sono trovato col problema per cui mi facevo, perché uno non è che si fa per sport. E il mio problema è che io dovevo far pace con la mia storia. Ho provato in un sacco di modi, perché io non avevo la minima idea di come fare, mi sono avvicinato prima all'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, dove c'erano persone straordinarie e persone meno straordinarie, ma non era l'ambiente di cui avevo bisogno, perché io lì mi sono reso conto che mettere insieme tante vittime senza qualcuno che aiuti a elaborare certi tipi di dolori
non fa bene alle vittime, perché la rabbia viene sclerotizzata invece che smontata, e perché uno arrabbiato sembra che sia normale, che deve essere così. E io non era quello di cui avevo bisogno. Io ho avuto la fortuna di incontrare un uomo straordinario come Manlio Milani, che è un uomo che ha perso la moglie nella strage di Piazza della Loggia a Brescia, e quest'uomo mi ha stravolto la vita, perché io l'ho ascoltato la prima volta che si responsabilizzava su quello che gli era accaduto. E io non ero abituato a sentire un discorso del genere da parte di una vittima. Di solito le vittime, come facevo io, si piangono addosso. Lo dico proprio brutta, ma lo sono stato anch'io. È come se tu vivessi avendo il monopolio del dolore, non vedendo il dolore che c'è anche dall'altra parte. Manlio mi ha aperto gli occhi e mi ha proposto di partecipare a questo cammino di giustizia riparativa, di incontro, che è durato 7 anni. E... scusami un attimo, posso chiedere chi sta urlando lì se può abbassare? Grazie. Grazie. Che è durato 7 anni e che mi ha stravolto la vita, perché innanzitutto mi ha stravolto un'idea di giustizia, perché la giustizia riparativa non è la giustizia della spada o della dea bendata, è la giustizia dell'ago e del filo o dell'aratro, è la giustizia che ricostruisce e che si fa carico di tutti i dolori che ci stanno in un conflitto. Perché se noi pensiamo alla giustizia nel modo normale in cui pensiamo, pensiamo solo a come punire chi ha sbagliato e perdiamo di vista chi ha subito, il dolore che ci sta intorno a chi ha sbagliato, il dolore che ci sta intorno a chi ha subito. La giustizia riparativa invece, tramite l'incontro e il riconoscimento reciproco, che poi nella base aiuta la vittima appunto a sentirsi riconosciuta. Io la prima volta che mi sono riconosciuto veramente è stato da Franco Bonisoli, che non so se tutti lo conoscerete, faceva parte del comando che ha ucciso gli agenti della scorta e rapito Aldo Moro. Che la prima volta che ci siamo trovati uno di fronte all'altro con il nostro gruppo, io ho preso la parola per primo, ho detto: bene, siamo qua perché dobbiamo parlare, voi sappiate che io ho una vita che mi preparo perché vi voglio uccidere tutti, ho fatto anni di Thai box perché a Curcio gli volevo staccare la testa. La reazione di Franco per la prima volta in vita mia è stata di accogliere il mio dolore come qualcosa che c'era, indubbiamente, ma che non era normale io continuassi a essere arrabbiato. Cioè, questo faceva comodo a un certo tipo di racconto su quegli anni, a certe strumentalizzazioni, ma non faceva bene a me. E Franco per primo ha accolto il mio dolore come una cosa su cui bisognava lavorare, c'era la possibilità. È iniziato questo mio percorso, appunto, che è durato 7 anni, che mi ha stravolto completamente la vita. Ho avuto anche dei traumi enormi, perché il primo trauma, mi stavo rendendo conto che il primo che disonorava la memoria di suo padre ero io. Stavo facendo l'esatto opposto dei valori per cui aveva dato la vita. Mi sono reso conto che noi vittime non abbiamo il monopolio del dolore. Io ho incontrato il dolore dei familiari di chi ha sbagliato, di chi ha sbagliato che si rende conto di aver fatto un qualcosa di irrecuperabile, insomma, un omicidio non lo puoi recuperare. E se si vuole risolvere un conflitto, bisogna farsi carico di tutti i dolori che ci stanno dentro, non di uno solo. Detto questo, finito il percorso, mi sono innamorato talmente tanto di questa forma che per me è vera giustizia, che ho mollato tutto quello che facevo, ho venduto casa a Milano, mi sono formato come mediatore, adesso sono un mediatore penale e sociale, ho aperto centri di mediazione a Parma e Piacenza, mi sono trasferito a vivere a Reggio Emilia, collaboro con Reggio Emilia, lavoro con i minori in carcere a Bologna, con gli adulti a Rimini, Piacenza, Parma, sempre in carcere. E se devo dire la verità, faccio fatica a dire che lavoro, perché è una cosa che amo profondamente. Per la prima volta in vita mia mi sono ritrovato a fare una cosa che mi ha dato il mio posto nel mondo. Lui è Giorgio Bazzega. Guardate, a me ho voglia di farlo, poi adesso ovviamente passiamo a Oscar, ma ho voglia di farlo perché lo trovo di un'attualità e non faccio commenti. Vi leggo semplicemente cosa scrisse tra l'altro il padre in una lettera all'Unità a proposito di qual è il compito della polizia. Dice: mio padre è stato un uomo che negli anni 70 ha scritto una lettera all'Unità per parlare del ruolo della polizia in uno Stato democratico e della necessità di addestrare gli agenti a non usare le mani ma il dialogo. Questo era il padre di Giorgio Bazzega. Oscar, ovviamente, diciamo, io immagino che, ma lo immagino io, magari invece no, poter arrivare anche da parte tua a fare questo percorso, forse c'era un ostacolo ulteriore da superare, quello di sentirsi comunque addosso la responsabilità, anche se non personale,
e quasi forse il pudore a cercare una vicinanza e un'amicizia con chi aveva subito un dolore di questo tipo. Eppure? Eppure, per fortuna, siamo riusciti a conoscerci e siamo diventati amici veramente. Ed è la prima volta da 47 anni, sono le prime volte dall'inizio dell'anno scorso ad oggi, che parlo di queste cose in pubblico, sono cose personali, quindi scusatemi se non sarò molto... sono emozionato, quindi... E niente, io ritengo che queste situazioni, quello che è successo alla mia famiglia, è lo specchio di quello che succede anche oggi, purtroppo, con le forze dell'ordine. È vero, non è solo nei film, c'è la polizia o i carabinieri buoni, c'è la polizia o i carabinieri cattivi. La storia di prima di quell'uomo Gulotta che ha subito un'ingiustizia colossale è emblematica e continua a ripetersi anche oggi, manganellate anche oggi, nei giorni scorsi, manganellate che non si capisce perché, cioè noi picchiamo quello che dovrebbe essere il nostro futuro, i giovani, che forse perché hanno sbagliato strada, forse perché non deve essere quello il percorso della manifestazione, non lo so. E quindi volevo rimarcare questa cosa. Per quanto riguarda la mia storia è semplice. Io a 23 anni mi sono trovato catapultato in una cosa che più grande di me, che mi ha fatto diventare uomo subito, nel senso che quando passi una giornata in questura a Milano, dalla mattina alle 6, dopo quello che è successo in casa, e vieni a casa la sera alle 9 più o meno, ti stravolge la vita. Non solo a te, ai familiari, ai genitori, gli amici, il lavoro, i colleghi, tutto cambia. Tutti ti guardano con occhi diversi, perché in qualche modo tu sei il fratello del mostro e loro sono i genitori del mostro. Quando in realtà un ragazzo di 20 anni che suona la chitarra, che ama i Pink Floyd, che disegna roba, non so, fumetti, cose particolari, gli piace disegnare, cioè, faccio fatica ancora oggi a capire qual è stato il meccanismo che ha coinvolto questo ragazzo di 20 anni a fare queste cose. Al di là di dire che nettamente lo so benissimo, non è colpa sua, perché quando entrano in casa e tu spari è già tanto, se noi siamo qui a raccontarla, rischiando anche di uccidere i genitori. No, quello no, perché no. Lui ha sparato direttamente sui due poveri poliziotti che sono entrati in casa, gli unici che non avevano scafandro antiproiettile e compagnia bella. Quindi è stata una scelta la sua, voleva fare così. Io ritengo, chiaro lui non può dirlo, però lo penso io, ritengo che lui abbia fatto questa scelta perché non voleva farsi prendere vivo. Cioè lui non voleva andare in galera, non voleva farsi torturare come è successo a Gulotta, non voleva pagarla fino in fondo quello che lui credeva fosse giusto ed era sbagliatissimo. E alla fine è successo che ha sparato, ha ammazzato, i poliziotti in casa non hanno sparato un colpo, nel senso che sono stati molto professionali, molto bravi, molto umani. Io, quando mio fratello è poi scappato dalla finestra, noi abitavamo piano terra, piano rialzato, avendo fatto questa azione si è buttato fuori dalla finestra per scappare e fuori gli hanno sparato ovviamente quelli che erano fuori. Io stavo facendomi anch'io alla finestra per chiamarlo, Walter, cosa stai... Un poliziotto da dietro, uno di quelli scafandrati, ti vieni via che è pericoloso. Io questo uomo qui non l'ho mai più visto, né conosciuto, non so neanche come si chiami. Io devo la vita, la mia vita, quella dei miei genitori al momento. E se sono diventato nonno, è grazie a questa persona qua. Questa persona che ha questa persona che ci ha salvato, mi ha dato una possibilità di vita futura. E questa persona vorrei conoscerla, vorrei vedere, sperando che sia ancora vivo ovviamente, visto il lavoro che faceva. E devo tutto a lui, a questo elemento, a persone come suo papà, che hanno avuto il coraggio e hanno pagato con la vita per quello che in cui credevano. Che dire, mio fratello è ovvio che ha sbagliato, è ovvio che era un terrorista, è ovvio che se hanno fatto una colonna a nome suo perché in qualche modo era riconosciuto nel suo ambiente e quindi ha sbagliato tutto nella sua vita, però con ciò ha pagato con la vita.
quando invece Renato Curcio, quello che io non sopporto, ha pagato il suo debito con la giustizia e lavora e ha una sua azienda e fa, è ancora vivo adesso, dopo, nonostante tutti i morti che ci sono stati da una parte e purtroppo anche dall'altra. E questa persona io non la voglio conoscere, Renato Curcio non lo voglio conoscere. Ho conosciuto Giorgio tramite mio cugino che scrive romanzi, scrive libri, Giuseppe Culicchia, che ha scritto un libro su questa storia, e ho avuto l'onore di conoscerlo e mi ha fatto molto piacere, siamo diventati amici. Un'ultima cosa voglio dire, perché questa cioè, mi rimane impressa nella mente ed è recente, risale all'inizio dell'anno scorso, quando avendo conosciuto lui ha avuto che conoscesse anche sua mamma. E io dico alla mamma e la moglie di quel povero poliziotto ammazzato, cioè io cosa, quando la vedo cosa dico, cosa faccio, cosa mi dirà lei? Quella mattina lì ci siamo trovati vicino a Piazza San Fedele a Milano, la signora Luciana non mi ha solo guardato, mi ha abbracciato e mi ha detto finalmente, e io sono rimasto sulla nuvoletta, come si dice. Allora adesso do la parola a Matteo. Grazie, io penso che ci abbiate regalato una straordinaria testimonianza. Penso che per chi oggi ha ascoltato le parole dei due momenti di approfondimento di Bobo ci sia soltanto una parola da dire, la parola grazie per il modo con il quale si sono messi in gioco con noi e ci hanno fatto vibrare l'anima, che è una cosa che su questi temi non si fa più, perché gli influencer cosa fanno? Accade un fatto di cronaca, attaccano e addio. Invece avete sentito, avete ascoltato, c'è una dimensione umana complicata, complicatissima da vivere, ma per tutti questi motivi grazie di cuore, grazie davvero per essere stati con noi oggi alla stazione Leopolda e averci aiutato a riaccendere le stelle.